Ininterrotto è il rumore del traffico su via Roma, strada che è il belvedere sul deposito di Seo. Per forza di cose resta il sottofondo musicale. Verso l'asta di manovra del deposito, lato linea verso Brescia, la ricognizione ha inizio con una occhialuta del 1968, ex D753, motore Caterpillar, ex ferrovie dell'allora Cecoslovacchia. Rimorchiata bagagliaio del 1960. La Breda ne realizzò due per la SNFT. Un 245 di ultima serie, la 2100 di 186 unità, anno 1976-87 questa serie. Progetto di base Breda, motore Brief da 500 cavalli, trasmissione Foyt. Sicuramente morituro questo CNE 519, anno 1980, ultimo della serie di 10, costruzione reggiane su progetti Breda del 1960, ma motore Isotta Fraschini. I B68 sono 12 rimorchiate Breda, consegnate nel 1960 assieme a 4 automotrici Breda del tipo 2400 FS, e già accennato 2 rimorchiate bagagliaio. Qui ora la seconda, la 02. Trappulella 668 della serie 120 di 6 unità, questa è di costruzione Fiat Ferroviaria, anno 1983, unico vestibolo centrale, tipo 3100 FS, motori Iveco 8217.32. Automotrice serie 140, Fiat del 1994, sotto l'incastellatura per l'ispezione e manutenzione degli imperiali. Sempre uno sguardo alla ultracentenaria gru manuale, poi la passerella pedonale diventa il belvedere sopra la stazione. Regionale 57, Breno-Brescia, con oltre 20 fermate, col primo degli Stadler GTW 2/6, anno 2011, che incrocia Trappulelle col reciproco Regionale 52, Brescia-Breno, e qui finisce la batteria e riprendiamo con la partenza dello Stadler. Idem una ventina di fermate per le 668 del Brescia-Breno. Il treno dei sapori, enogastronomia da assaporare a bordo, mentre dal finestrino scorrono Franciacorta, Lago di Seo e Val Camonica. Lo traina l'ultimo CNE ancora in funzione. Bagagliaio delle Nord anni 30 e carrozze ex svizzere tipo Leichtalwagen, cioè carrozze leggere in acciaio, entrate in servizio dal 1937. Questa in uso è la stazione realizzata nel 1907, quando da Iseo la ferrovia proseguì per Pisogne e poi per Edolo. La prima stazione con rimesse nel 1885 era di testa, questa in disuso ora, con binario che proseguiva fino al pontile dei Battelli sul lago. E qui, accantonata dal novembre 2016, c'è la Paperella in livrea storica SNFT,
La 668-121 di costruzione Omeka, anno 1979. Dai, diciamo che ci conto che questa bella trappulella non l'abbiano inserita nella pesante lista delle prossime demolizioni. Speranzoso dunque vado a farmi un giro al vicino ma vicino incanto delle torbiere. Telegrafico, per secoli ci hanno cavato la torba per usarla come combustibile, poi in ultimo anche l'argilla. Ora questi luoghi sono una zona umida ed una splendida riserva naturale, specchi d'acqua, 360 ettari, lucci, carpe, tinchi, anguille e fra alberi e canneti nidificano ben 17, mi dicono, specie di uccelli. Passeggiando fra le vasche, laggiù la meta, il monastero di San Pietro in Lamosa, le lame, altro nome di questi specchi d'acqua. La Francia Corta non è solo vigneti. La cartina mostra la posizione delle torbiere e i 25 comuni che compongono la Francia Corta. Una piccola chiesa sorse attorno all'anno 1000 e già nel 1083 attorno si creò il monastero benedettino, un priorato cluniacense. Il complesso si erge sopra le torbiere e per 5 secoli i monaci svolsero la loro preziosa missione non solo religiosa ma soprattutto assistenziale, economica e culturale. Dopo il 1500 il monastero passò a canonici di Brescia e sorse la cappella di fronte alla chiesa. Dal 1783 il monastero di San Pietro in Lamosa divenne una proprietà privata. Oggi una fondazione culturale ne gestisce una parte. Le rotaie dell'Iseo Brescia sono praticamente addossate al monastero. La chiesa, con la tipica forma romanica capanna, racchiude un millennio di storia dell'arte. L'interno, secoli di affreschi, è a navata unica formata da grandi contrafforti con archi a sesto acuto, cappelle riccamente decorate, tre absidi di epoche diverse, un grande organo in legno. Pareti con affreschi dal XIV al XVI secolo. Su una mensola la ricchezza che fu di questo luogo magico e ricco di mistero, la torba. La carriola a metano segue per una quarantina di chilometri le rotaie che salgono in Val Camonica e a Pianborno ecco una sorpresa. Il mio accartocciato pizzino spiega che questo è un pezzo forte. Vaporiera Henschel & Son anno 1907, 370 cavalli, 45 all'ora, massa 35 tonnellate, due cilindri esterni, distribuzione a cassetti, ex Alessandria Ovada, poi alle FS nel 1913 come 817-004, negli scali di Domodossola e Gallarate. Acquistata infine dalla Edison per le manovre alla Bovisa e alla vicina Officina del Gas.
Ora si mostra qui alla Foppoli Utensileria, ditta sorta negli anni 60, quando il fondatore Gaspare trasformò la sua impresa di autotrasporti e demolizioni in una rivendita di materiali siderurgici e ferramenta. Il fascino degli schiacciasassi a vapore, tecnicamente rulli compressori. Piero Puricelli, costruttore, ingegnere, per dire, progettò l'autodromo di Monza e sempre su il progetto e l'invenzione della prima autostrada italiana, l'autostrada dei laghi. Allora, sempre per dire, in tutta Italia c'erano solo 80.000 automobili. Puricelli, questo grande sconosciuto. Oltre questa coppia di assi, nel piazzale un'altra loco monumento. Una due assi, costruzione Orenstein & Koppel, anno 1912, numero di fabbrica 6007. Poi immatricolata EA10 nella Emilio Astengo, porto di Savona, col nome Alessandro Volta. Una precisazione, la EA Emilio Astengo poi divenne EAP, Ente Autonomo Porto. Ciò creò un doppione con la numerazione della locomotiva EAP10, restaurata da Milanesio e destinata a monumento al terminal di Savona. La due assi probabilmente fu appunto venduta e il suo numero lo prese la ex 835-149 delle FS. Cariola, dove sei? Più dignitoso, CH4 dove sei? CH4 è il simbolo chimico dell'idrocarburo chiamato metano. Ok, passando da Iseo due cose, la sfilata del museo a cielo aperto dei rotabili e il perfido PL che con tutta calma ti frega sempre e comunque. Da pessimo automobilista non infierisco, solo, ma va, se e quando transita qualche trappulella 668. Regionale 1069 Breno-Brescia. Come si suol dire, già che sono qui, e dai, una ricognizione. In fondo al tunnel, sì, in tutti i sensi, giace, evitato come un appestato, lo Schienenbus, alias automotrice leggera a due assi Macchifer, ex ACT numero 1204, degli anni 50 del secolo scorso, e rimando ai vecchi videini in cabina quando ancora poteva o lo facevano circolare. Questo che è letteralmente un autobus su rotaie. Una nota, poi in questo videino del 2009 lo Schienenbus bruciò il motore dal vivo. Torniamo a noi in questa estate 2017 e vediamo cosa è cambiato rispetto ai giorni scorsi. Accanto a Trappulella 124 sono ora visibili le tre aragoste di 145, motore 12 cilindri AV, costruzione Fiat Parizia anno 1994, azionamento trifase ai carrelli.
verso l'asta di manovra, all'occhialuta 010 si è aggiunta la 014. Le Nord ne acquistarono ben 18 di queste loco ex Cecoslovacchia. Lascio il deposito per tornarci giorni dopo. Niente cambiato, men che meno il perverso PL. Accennavo che il CNE Breda presto si trasformerà in scatolette per la carne Simmental. E poi osservo il 245 di costruzione, Breda greco, motore Isotta Fraschini, la storia su rotaie. Vado dietro il deposito dove vecchi rotabili si presentano. Cartina e pallino giallo però si spiegano meglio. Le tre aragoste di 145 viste dalla parte opposta, la 02 al centro. Il piccolo Badoni CN531 anno 1966. La 122 ormai divenuta la più anziana fra le automotrici in servizio, costruzione Omeca 1979. Due carri particolari, il soccorso e quello di in treno con la bici. Due vecchie glorie, i demolendi 245. Il 2168, uno dei 186 serie 2101-2286, anno 1976-87, con la targa che è storia, Breda Imer, motore Isotta Fraschini. L'altro, stessa serie, fra i primi ad essere realizzato, anno 1977, Breda Badoni Isotta Fraschini. Locomotori da manovra da 360 cavalli. Piccolo automotore 214 della serie 4000, 319 unità costruite fra il 79 e l'86 da Socimi di Milano, ma anche da Badoni di Lecco e dalla Greco di Reggio Emilia, 130 cavalli. Sul tronchino più lungo, altro bagagliaio posta delle Nord degli anni 30 secolo scorso. Mal conservato li dimostra proprio tutti gli anni. Questo è sicuramente demolendo a breve. Schienenbus, che fu acquisito solamente per recuperare i motori come ricambio per lo Schienenbus Macchi ex ACT numero 1204 a cui prima ho accennato. Ex locomotore della Westfälische Metallbahn, ferrovia di 60 km nel Land Nordreno-Westfalia, in parte oggi la ferrovia è chiusa, e nella zona di Düsseldorf, per intenderci. Giro attorno al deposito officine e vado al belvedere che è la passerella pedonale sopra i binari di stazione, con una vista sulla accantonata paperella 121. Regionale 57 Breno-Brescia, che incrocia un B1 di Trappulelle, come regionale 52 Brescia-Breno.
Sempre troppi gli imbecilli delle bombolette spray da curare. Detto questo, atmosfere, luoghi, rotabili vecchiotti di un passato ferroviario, una linea che più scenografica non si può, e viaggiando pure a passo lento, è il fascino tutto ferrovipatico di quelle che erano definite linee secondarie, anzi meglio rami secchi, e invece sono binari che non hanno nulla da invidiare a blasonate ferrovie straniere. Una ventina di chilometri su per il lago, salendo da Marone, uno dei tanti luoghi dove rifarsi gli occhi e ammirare la tranquilla bellezza del lago d'Iseo. A Cislano sorge la splendida chiesa di San Giorgio, XV secolo, aggiunte del XVII. Affreschi all'esterno e all'interno. Stile romanico puro ed originale. La chiesa è stata riedificata sopra una cappella esistente fin dal XII secolo. L'affresco di San Giorgio che uccide il drago. L'interno è a tre navate. Gli affreschi sono di pregio artistico e religioso, opera di Giovanni da Marone e di un autore anonimo. L'evoluzione, 1410, col reimpiego della struttura romanica. 1474, abbellimento architettonico. 1600, espansione dell'abside. Questo gioiellino è il punto di partenza per una visita allo spettacolo delle piramidi di terra di zone, su sentieri immersi nel verde da una vallata all'altra. Cito: le piramidi, creazioni della natura che nel corso dei secoli, grazie all'erosione provocata dall'acqua a contatto col particolare terreno della montagna di origine morenica, ha determinato la nascita di queste sculture naturali. A contorno il panorama del lago e delle montagne. Uno spettacolo le piramidi, dalla forma conica imponenti e alte, protette sulla cima da grandi massi come fossero dei cappelli, che ostacolano il processo di erosione causato dallo scorrere dell'acqua e dalla pioggia. C'è un percorso all'interno della riserva, una passeggiata almeno un paio d'orette, c'è da camminare un po' su e giù, ma è uno spettacolo della natura da godere. Telegrafico, 150.000 anni fa il ghiacciaio Camuno occupava tutto il lago d'Iseo. Ritiratosi, nel tempo l'erosione delle acque formò canali sempre più profondi e larghi. Ecco le piramidi e rieccomi alla chiesetta di San Giorgio a recuperare la vermiglia carriola. E sulla strada del ritorno c'è il deposito officina Museo a cielo aperto di Iseo. Una panoramica ci sta sempre. Iseo è fra i sei impianti di manutenzione di Trenord, che sono Milano-Fiorenza, Novate Milanese, Camnago, Cremona, Lecco e Iseo. Ad una trappulella Trenord, intervento sull'Imperiale. Poker di 668 ex SNFT, due serie 140 del 1994. Questa 126 del 1983. E la 124 che di anni ne ha 37. Le tre aragoste, questa volta viste lato della numero 1. La rimorchiata Breda 08. E la più interessante rimorchiata Bagagliaio 02, sempre Breda anno 1960. La 05, rimorchiata Breda del 1960.
il Bardoni del 1966 che fra poco vedremo in azione. Verso l'asta di manovra lato Brescia, sempre le due occhialute del 1968, ex serie 753, Ferrovie Cecoslovacchia. Beh, se non è un museo a cielo aperto questo, ma ora spazio al Bardoncino. Regionale ferriale 1056 Brescia-Iseo, che va subito in deposito. Nei pochi minuti a seguire una sfilata, fra le altre, di tutte le trappolelle della serie 140, in ordine sparso, sì, ma tutte le sette unità ancora in servizio. Da 141 a 148, la 147 andata demolita dopo un frontale nel 96. Se il defilé è assicurato da questa postazione sulla pubblica via, in quel che passa il convento c'è però sempre il sonoro delle trappolelle rovinato dal traffico stradale. Soluzione alla Trenord? Aboliamo le trappolelle!
va ad effettuare il feriale 1065 Iseo Brescia. Come una murena che emerge dall'anfratto. Occhio, sono velenose le murene. Liseo Brescia delle 15:48. Fine turno per Latiere, che è transitato prima al PL col regionale 1056 Brescia-Iseo. Gli ATR 115 sono degli Stadler GTW 2 su 6, in servizio dal 2011. Inizialmente questi ATR 115 erano 8. Due furono spostati sulla Monza Molteno nel 2012, altri due da poco. In cambio sono arrivati due ATR 125 a 4 casse GTW 4 su 12, numerati 104 e 105. Le 668 della serie 140 sono dell'anno 1994, in pratica delle 663 Fiat, ma con 68 posti a sedere. I deviatoi sono tutti manuali. Il manovratore riceve o chiede ordini in tempo reale via telefono. Il finale dall'altrettanto panoramico sovrappasso pedonale in stazione. La 146 arrivata dal deposito per effettuare il regionale 267 Iseo Bornato Rovato Borgo.
come il regionale 1069 Breno-Brescia e le fa tutte le 22 fermate della tratta, sul primo arriva il capostipite degli ATR 115. Da Brescia il reciproco, e beh, mica tanto visto che è effettuato da Trapulelle. Il reciproco Brescia-Breno, regionale 1064, con in testa la 141, quella che mancava nella sfilata in deposito. Rimorchiata al centro è la V6811, costruzione Breda, anno 1960. In coda la 668-132, anno 1987. Partite le Trapulelle, termina qui questa videodissertazione e eccomi a Baita a caricare le batterie per prossimo videino.